Ciao a tutti, ciao, vedete postazione diversa per questione di luce perché ora è buio. Sono qui per rifare un altro video perché voglio togliere i prodotti finiti perché il sacchetto è pieno e quindi non ci entra più niente e voglio insomma pulire lì sotto. E quindi vado alle ciance. Ah, volevo salutare tutti, ringraziare tutti, come sempre, nuovi iscritti, vecchi iscritti, grazie, 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 grazie. Partiamo con il nostro video di prodotti finiti. Allora, cominciamo con i amatissimi, adoratissimi bagno schiuma di Avon. Sapete quanto, ma quanto l'ho detto in tutte le salse, in tutte le lingue che io adoro, adoro. Sono tra i miei preferiti, per non dire il mio preferiti, i miei brand preferiti di bagno schiuma. Adoro, soprattutto questo. Alla vaniglia e al fico è una roba buonissima, buonissima perché è un dolce, ma si sente l'acidino del fico e con questo componente di vaniglia, quindi è top, top, top. Un altro che ho amato, qui stiamo parlando di 1000 millilitri, quindi tanta, tanta roba, eh? Qui stiamo parlando di geranio. Geranio, sì, perché praticamente questo è un fiorito, ma è uno che non me l'ha mai ispirato a prendere questo bagno schiuma e l'ho preso sotto il consiglio di Dario. E un ragazzo qui sul tubo e anche questo è stupendo. A me non mi ispirava, ma invece è un fiorito dolce che è veramente, veramente buonissimo. Mi piace tantissimo. Poi uno shampoo che a me, l'ho sempre detto, lo cioè, i shampoo di Avon non è che mi piacciono, potrei dire che non mi piacciono. Ma io avevo comprato questo perché ne avevano parlato tutti, in largo e in lungo, e invece a me sul mio capello non va bene. L'ho finito, l'ho usato mio figlio, lui si trovava bene e l'ho finito lui. Poi ce n'è solo uno al momento di shampoo di Avon che mi piace tantissimo, che quando lo finirò vi parlerò. Quello mi piace. Poi io avevo così a randa, non sto a guardare. Ho finito una maschera, anche questa tra le mie preferite, di Garnier Ultra Dolce Maschera Generosa Ultra Nutriente al cocco e alle mandorle. Maschera Ultra Nutriente 2 trattamento destrigante 3 ritocco e lisciante. Veramente buona. Mi è piaciuta tanto, mi è piaciuto tantissimo l'odore, poi stupendo, ma anche la maschera in sé mi piace, non è la mia preferita, ma posso dire che mi piace. Sapone per le mani, che le amo, del Libro Sché, questo è tra i miei preferiti perché è mango, sapete il mio amore per il mango, è buonissimo, sembra proprio, come posso dire, un frullato, un batido, sei se batido de mango in spagnolo. Dimmi se volete un giorno un video in spagnolo. Questo è il conduttore per l'igiene orale, ci piace molto, non sgusta mucho. E finito. Poi un altro, finito, tra i due io preferisco lui. Però non ci è dispiaciuto neanche questo, sempre conduttore per l'igiene orale. Poi le salviettine, ce ne saranno altre, non lo so, struccante della Sien, sono le mie preferite perché non si sfaldano e poi costa un poco, poi sono tantissime, 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 io le adoro. Poi non costano niente, diciamo, non che ce le regalano, ma... Un altro sapone per le mani che a me è piaciuto tantissimo, che l'ho comprato al discount che rimane di fronte a dove lavoro io. È un discount che è un di più, sembra un di più.
Roba alimentare, non so, è andata a finire dentro, ma ben venga, perché è tra i nostri preferiti, soprattutto di mio figlio, cappuccino della Nestlé, quello fa un profumo, e tra il preferito di soprattutto di mio marito e di mio figlio, perché io il caffè lo posso bere uno al giorno, ma bevo il caffè cappuccino difficile. Poi un, come posso dire, gel detergente anti punti neri che abbiamo usato, ma soprattutto l'ho usato mio figlio. Sapete, ho un figlio di 14 anni, sta all'età dello sviluppo, e quindi i puntini neri, i brufolini, quello, quell'altro, comunque si usava tutti in casa, perché anch'io, sarà perché mi trucco, quindi ogni tanto l'impurezza del viso vengono fuori. Ci siamo trovati bene tutti, buonissimo, già ricomprato. Consigliatissimo, quasi tutti i prodotti che sono qui sono già ricomprati, perché mi sono trovata bene, quindi le amo. Adoratissimo, adoratissimo, adoratissimo. Peccato che queste sono linee, come se dice, che escano solo d'estate, e poi d'inverno ci sono solo quelle classiche all'olivo, al miele. Questa era una edizione limitata per il periodo estivo, al melograno, sapone per le mani, de Sien. Mi è piaciuto tantissimo, ma veramente tantissimo. Sapone per le mani qui a go-go, perché ora lo struccante, con che dire, è tra i miei preferiti, e come si posso dire, di due, hanno due consistenze, una oliosa e una più acquosa, dove va miscelato, e uno struccante che io adoro, perché non mi brucia gli occhi, perché mi strucca bene, e io l'adoro. Queste struccante di Ibroche, e ce n'ho tanti che mi piacciono, ma quello rimane comunque il mio preferito. Bagno e schiuma al monoi e al cocco di Avon, che quest'estate lo avevo usato, l'avevo buttato via là dove eravamo in vacanza, ma ne avevo un altro qui a casa e l'ho messo in uso subito, e questo è vuoto, appunto lui, e mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, anche se purtroppo io sentivo poco l'odore dei monoi e l'odore del cocco. Di molto ho sempre sentito l'odore, l'ho già detto, e l'odore di ananas, per me c'è odore di ananas, però rimane sempre un mio parere. Comunque io, se trovo ancora sul catalogo Avon, consigliatissimo, perché soprattutto è fresco, e quindi da quel che di tropicale, anche se fuori c'è la neve, ma noi ci sentiamo nelle Maldive. Questo è un non shampoo che posso dire che a oggi è il mio shampoo preferito. Io lo amo. C'è anche quello all'argan, ma io preferisco lui per il mio capello, perché io ho il capello fino, misto, tendente al grasso, però con questo mi sono trovata benissimo, quindi io ne ho ricomprato 3 o 4 quando l'ho trovato in offerta al Tigotà, perché mi piace tantissimo. E il deodorante mio, quello che parlo sempre dappertutto, qui è rimasto un pochino, infatti tenderò a usarlo, perché si leva, non so come si leva, ma va tolto quel pesatino lì, e lo voglio finire, lo levo e lo finisco. Questo è un deodorante di Forever Live, è un'azienda tedesca, ma la amo. Per un periodo di tempo ci ho collaborato e mi è rimasto il codice, continuo a comprare i prodotti di loro, perché hanno dei prodotti top, soprattutto è l'aloe, casa mia lo usiamo, lo beviamo tutti, l'aloe da bene, perché sono tutti prodotti a base di aloe. Poi questo shampoo per i capelli 2 in 1 lo usa mio figlio, mi piace tantissimo, lui lo sapete fa calcio, adesso sono fermi, ma se lo portava dietro e le piace tantissimo. Questo è un bagno schiuma al cocco di Faberlic,
A me è piaciuto, piaciuto, sì, è piaciuto tanto, ma posso dire che attesa, la prospettiva erano altre, erano più alte. Sì, non posso dire che non è male, ma preferisco tanti altri di più. Poi un latte detergente idratante, sempre di Ibroché, che io lo uso di solito quando uso questo, dopo se mi rimane qualche residuo mi piace darmi un po' di latte con la salviettina per sentirmi ancora più pulito il viso. Poi è lo spray per pulire l'occhiale, che io le adoro, le prendo dal mio ottico dove mi servo. E poi per finire, come non si può finire, come sempre, che le finiamo a go-go, le finiamo a go-go e i nostri, vedate, perché credete, ma a go-go e i nostri dentifrici di Elmec, che sono consigliatissimi, consigliatissimi, consigliatissimi. Io ho voluto provare questo di Lidl e mi sono trovata benissimo con questo perché c'ha tutte le palline, mi sentivo proprio i denti puliti, ma alternavo perché io questo ci fa bene, non ci vengono carie, insomma ce l'ha consigliato il nostro odontotecnico, dove ci andiamo, ci portiamo il bimbo, ci si va noi a fare la pulizia del viso, dei denti, i controlli, così. E una nostra amica di famiglia e ci ha sempre consigliato questo, noi abbiamo sempre usato questo, però questo è per alternare, lo ricomprerò perché mi è piaciuto tantissimo, proprio questo tipo qua, non quello rosa, non quello blu, questo mi è piaciuto tanto. E così, vedete, è veramente buono. Anche come profumo, lasciava una bocca fresca. Che dire, io ho finito questo video e vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!